Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! 11 aprile 2017, l'ultimo video di questo genere? Un tema qualsiasi del mondo Pokémon. Non avevo ancora l'acne! Comunque salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo video che riprende un format che ho aperto un mese fa come il format della vita e che poi ho abbandonato come un coglione. Già, oggi ragazzi andremo a parlare, come da titolo, del team peggiore dei giochi Pokémon. Ma questo team peggiore, come potete vedere, è contraddistinto da un punto di domanda. Perché questo? Perché se voi chiedete a 100 persone che giocano a Pokémon qual è il team che odiano di più, il 99%, ve lo giuro su Gesù, vi dirà il nome del team che vi sto per dire. E oggi invece io voglio andarlo a difendere questo team, perché è un team molto particolare e che ha dei punti che in molti non riescono a cogliere. Prima di iniziare ragazzi volevo chiedervi, se dovessi cambiare connessione, se volete vedere questa serie in live, perché pensavo che magari in live potrebbe dare molto più interazione con voi, sarebbe qualcosa di molto più figo. Ah, un altro dei motivi per il quale non ho fatto uscire questa serie per molto tempo è questo, cioè praticamente l'illuminazione. Io devo registrare questi video di mattina, ovviamente io di mattina sono a scuola, quindi magari d'estate ne usciranno un po' di più. Detto ciò ragazzi, iniziamo subito, perché il team peggiore per la maggior parte dei giocatori dei giochi Pokémon è ovviamente il team Flare, team di sesta generazione, un team molto particolare dalle pratiche, diciamo, e dall'aspetto molto strano, e che nei giocatori Pokémon, soprattutto credo nei più vecchi, ha suscitato molto molto astio. Io stesso, quando iniziai Pokémon X e Y, e anche quando lo finì, per dirla tutta, non apprezzai per nulla questo team, ritenendolo ai limiti del ridicolo, una cosa vergognosa. Però ragazzi, questo team ho scoperto io tramite una teoria che ho fatto tra l'altro tanto tempo fa e che vi metterò in descrizione se volete andarla a vedere. Sì, in realtà questo video è una ripresa di un mio vecchio video in questa tematica di format. Dicevo, questo team è molto particolare perché è ispirato, secondo la teoria che vi ho proposto tempo fa e che secondo me è una delle più veritiere che io abbia mai fatto, al nazismo, ragazzi. Il team Flare è ispirato al nazismo, lo stesso che mi sta salendo perché i cani fuori abbaiano. Grace, ti strappo le ossa, vieni qua. Problema risolto. Hashtag rip cane nei commenti. Dicevamo, in sostanza, il team Flare è ispirato secondo questa teoria al nazismo, ci sono tante prove a favore, e Elisio, il capo, è ispirato ovviamente ad Adolf Hitler. Personalmente Elisio l'ho sempre apprezzato a prescindere, l'ho ritenuto un cattivo degno di nota, nel senso che è proprio malvagio fino a... è lo stereotipo del cattivo, avete presente? No, il tipo pazzo che vuole distruggere il mondo. Secondo me è un personaggio perfetto. Il team Flare è stato subito, è stato subito, attenzione all'italiano che si evolve, ha subito tante critiche in futuro, ma adesso lo andremo a rivalutare. Perché ragazzi? Non è tanto il fatto che sia ispirato a uno dei più grandi regimi dittatoriali della storia, ossia il nazismo, ma è più che altro, secondo me, il messaggio che questa ispirazione vuole mandare. Adesso cercherò di spiegarvi un po' meglio. Il nazismo era un'ideologia poi diventata partito e in seguito governo, che puntava molto sul senso di appartenenza a un gruppo, nel caso specifico gli ariani. Tutti quelli che non appartenevano a questo gruppo erano considerati inferiori e quindi, in poche parole, da eliminare in sostanza. Basti pensare agli ebrei, come basti pensare ai gay o comunque ai malati, agli anziani, insomma tutte quelle persone che non erano funzionali alla loro ideologia andavano sterminate, e infatti sono stati creati i campi di concentramento. Questa cosa si rispecchia molto nel Team Flare, se ci pensate, in quanto le reclute sono vestite in una certa maniera, hanno una posa molto simile a quella nazista, se ci pensate, io ora vi metterò in sottofondo qualche immagine bellissima, hanno appunto delle pose molto simili a quelle utilizzate dai seguaci di Adolf Hitler, e ragazzi, cosa più importante, discriminano, gli unici che meritano di rimanere nel nuovo mondo che Elisio vuole creare sono i membri del Team Flare, sono quelli che indossano la giacchetta rossa, la camicetta bianca e la cravatta nera. Nessuno può scampare, insomma, se non ha queste caratteristiche. Come per gli ariani, l'obiettivo di distruzione di Hitler fu proprio questo, in sostanza: l'uccidere tutte quelle persone che non avevano i capelli biondi e gli occhi azzurri. Diciamo che sarei messo
abbastanza bene in questo momento, però vabbè, fa niente. Ovviamente, ragazzi, questa ideologia è sbagliatissima e Game Freak lo sa benissimo. Difatti, l'affibbiata ha un team malvagio. Ma cos'ha di particolare ancora il Team Fair che può creare un collegamento ancora più interessante? Il fatto, ragazzi, è che il Team Fair è un team particolarmente alla moda. Che cosa sto intendendo? Sono persone fashion, sono persone che hanno creato questi capi di abbigliamenti perfetti e, secondo me, ragazzi, questo fatto che siano così legati alla moda, in Francia, a Calos, nel paese della moda in sostanza, sapete, no? Parigi è molto famosa per tante cose, tra le quali appunto la moda. Il fatto che ci sia questo accostamento moda-nazismo, secondo me è davvero interessantissimo, perché vuole in un certo senso, sempre secondo me, mostrare come anche nella società odierna il fatto di non appartenere a un determinato gruppo, che può essere identificato solo dai vestiti, il fatto di doversi per forza identificare in un gruppo. Basti pensare, ragazzi, banalmente, a un ragazzo povero che va a scuola e che non ha i vestiti fashion dei ricchi. Viene ovviamente discriminato. E questa cosa qua, secondo me, non è così tanto differente dal nazismo, che tendeva a discriminare, e nel suo caso a sterminare, ovviamente non si stermina il povero bambino senza vestiti. Però, ragazzi, il concetto più o meno è lo stesso. È sempre un concetto di discriminazione. E se davvero Game Freak avesse voluto collegare tramite il Team Flair il nazismo e la moda, secondo me è un collegamento della Madonna e che merita assolutamente la rivalutazione più totale di questo team. È anche una critica sociale, se vogliamo, una cosa particolare che in molti che giocano a Pokémon non riescono a cogliere in quanto bambini, o magari semplicemente stupidi, può anche essere. Comunque, ragazzi, mi rendo conto che il collegamento tra nazismo e Team Flair potrebbe non esservi molto chiaro, quindi vi lascio in descrizione la mia teoria che ho fatto tempo fa, in modo tale che voi possiate andarla a visionare e possiate poi commentare questo video dicendo se secondo voi quello che ho detto è giusto o sbagliato. Ovviamente fatemi sapere nei commenti anche se avete altri appunti particolari da fare, altre osservazioni. Fatemi sapere qual è il team che secondo voi è il peggiore, e io ve lo dico, secondo me i peggiori sono Team Magma e Team Hydro, perché nonostante comunque io abbia speso buone parole per loro nello scorso video di questo format, rimangono comunque ridicoli, raga. Cioè, come puoi pensare di creare un bel mondo con il mare? Cioè, cosa vivi nelle canoe? E ovviamente stesso discorso vale per la terra. Comunque, ragazzi, se non siete ancora iscritti, ovviamente iscrivetevi al canale. Io non ho la più pallida idea di quanto sia durato questo video, perché qua c'ho il counter che è totalmente sfasato. Io vi do appuntamento ad un prossimo video. Mi raccomando, passate anche dai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale. E premete la campanella per ricevere invece i feed. Detto ciò, ragazzi, noi ci becchiamo, e questa volta davvero, in un prossimo video.